qual è una criticità odierna che vedremo per certo risolta nei prossimi 10 anni? È un'ottima domanda. Le mie criticità sono tecnologiche in questo momento, quindi ad esempio lo streaming di contenuti a degli occhiali super leggeri e belli da vedere, quindi gli AR glasses saranno secondo me sicuramente presenti e realtà, e quindi vivremo in un mondo aumentato. Basta smartphone, informazioni sulle cose, qualsiasi cosa sarà tastiera e qualsiasi cosa sarà schermo. Il problema è che le persone continueranno a far fatica a cambiare e a sperimentare nuove cose, quindi non so se in 10 anni risolveremo questa tematica. Allora, la criticità più grande che abbiamo oggi è il riscaldamento globale, che è dato dalle emissioni di gas serra e dalla CO2. Quindi tra 10 anni avremo risolto questo problema? Se dicessi che spero di sì, non sarei realista. In realtà dobbiamo essere ottimisti, ma ottimisti in maniera consapevole, quindi consapevoli del fatto che abbiamo un problema, ma ottimisti attivi, quindi vuol dire che dobbiamo attivarci e fare qualcosa anche noi per cambiare il mondo. Quindi tra 10 anni cosa vorrei? Mi piacerebbe che le strade che abbiamo imboccato oggi, la strada della decarbonizzazione, la strada del power to gas, la strada delle energie rinnovabili, di una mobilità sostenibile, di un'economia blu in cui riusciamo a creare delle cascate e andiamo a utilizzare ogni sottoprodotto di ciascun processo produttivo all'interno della filiera. Mi piacerebbe che questo, che oggi è in divenire, è una piantina molto piccola, tra 10 anni sia qualcosa invece di rigoglioso su cui potremo andare a costruire il nostro futuro. Direi che una delle criticità che sicuramente andremo a risolvere è quella del commitment, dell'orientamento che le imprese hanno verso il tema della sostenibilità. Ormai stiamo assistendo a un processo di profonda trasformazione, non soltanto nel paradigma economico, possiamo dire, verso l'economia circolare, ma una profonda trasformazione di quelli che sono gli obiettivi e le strategie e gli impegni delle imprese, che da un lato pongono, diciamo, come risultato quello del conseguimento del profitto, ma sicuramente un maggior ruolo nel coinvolgimento dei dipendenti, nella possibilità attraverso la loro attività di business di far bene all'ambiente, ma anche di inserire gli obiettivi ambientali all'interno dei propri obiettivi strategici. E quindi possiamo dire che tra 10 anni una delle trasformazioni che vedremo è quella di un forte orientamento verso la sostenibilità ambientale come parte integrante della strategia di business delle imprese. Consente di trasformare le filiere, consente di avere un rapporto migliore con il mercato, investendo profondamente sul tema dell'innovazione. We'll be right back.